Episodio 4, parte 4. Il cavallo di Troia. Il soldato Jansen è morto, assassinato da una talpa della sezione rossa. Kress, che si è infiltrato nelle forze di pace dell'ONU facendosi passare per un medico. Con la sezione rossa infiltrata, sia tra gli uomini di Zivmovich che nelle forze dell'ONU, i commilitoni di Jansen non avevano chance. Edison mi disse che la ragione principale per cui lasciava l'agenzia era l'ipocrisia. Non riusciva più a sopportare gli inganni che il nostro lavoro richiede. Per quelli come Kress, mentire è facile e uccidere innocenti è un sistema di vita. Facciamo il possibile per evitare danni collaterali, ma il rischio c'è sempre. Edison odiava questi rischi. Kress oggi ha causato la morte di un gran numero di vittime innocenti. Farò in modo che queste siano le ultime. Caricate quei contenitori. Zivmovich, qui abbiamo quasi finito. La scorta è già pronta, vero? Purtroppo c'è un piccolo problema. Avrò bisogno di aiuto. Kress, lo sai che succede ai traditori? Ora te lo spiego. In fretta e prendete l'artiglieria! Prendetelo! Quantam, jestli si ho tam! Ah, мне нужно одно моё прикрытие! Ah, giubbotto di proiettile? No problem. Scusa, ma quindi le cose di uranio impoverito ne ho prese soltanto 3 su 5 lì? Va bene, noi mettiamoci qua, aspettiamo. Tanto, ecco, esatto. Ora loro arrivano. LOL. Ho sentito una porta che si apriva. Eccoli. Ecco qua se possiamo, se dobbiamo rushare. Ok, ci sta. Qua facciamo attenzione perché, esatto, qua vedo roba brutta. Ok, questo l'ho preso. Oh oh. Oddio, pure io posso prendere il lanciarazzi? Ma no. Teresa, ho eliminato la talpa della sezione rossa. Sì, ma il problema è che sono morto anche io. Teresa, ho eliminato la talpa della sezione. Ok, perfetto. Ottimo. Oh oh. Cosa diavolo era? Un carro armato Abrams. Sembra uno di loro. Ah, ok, l'ONU. Pensarci meglio, forse mi sono sbagliato. Dentro deve esserci Zivmovich. Un Abrams. Forse con i visori e ISU può identificare i suoi punti deboli. Ho appena trovato una grande soluzione.
Sì, ma mi sa che ci devo sparare con il lanciarazzi, però. Ho questa brutta impressione. Eccola. Ma vabbè. Ma scusa, ma allora tu che mi dici ho trovato una grossa soluzione e non c'è un cazzo? Scusami, cosa vuol dire? Nuovo obiettivo, distruggi il carro armato. Benissimo, sono d'accordo, ma come minchia lo distruggo? Cioè, devo prendere le munizioni da qua. Cioè, io mi devo equipaggiare il lanciarazzi e prendo le munizioni da qua. Esatto. Poi equipaggio. Ok. Allora, va bene, ci sta. Però, madonna mia, cioè, veramente. Vabbè, sì. Madonna mia. Della sezione rossa alle Nazioni Unite. Il bastardo si è fatto passare per un medico e io ero lasciato solo con quei poveri ragazzi. Ma come ha fatto la sezione rossa a infiltrare uno dei suoi ai vertici dell'ONU? Quanti ragazzi come Jensen dovranno morire prima di trovare delle risposte? Logan, chiudo. Eh già. Procedo lungo il tetto nord. Qui la sicurezza del casinò è più debole. Il casinò è protetto elettronicamente tranne che in questo punto, il tetto dell'edificio nord. Sarà il punto di inserzione. In posizione. Il cortile è pieno di guardie. Il casinò di Königsberg è gestito da Viktor Yavlinsky. Mafia russa. L'MI6 li tiene d'occhio da mesi. L'ho già visto prima. Sezione rossa. Il nome in codice di quello sulla destra è Touchstone. A quanto ne sappiamo è a capo della sicurezza della sezione rossa, un corpo di elite dell'organizzazione. Pensiamo che l'uomo sulla sinistra sia il capo. Qual è il loro legame con Yavlinsky? Non lo sappiamo. Una talpa dell'MI6 ha piazzato queste microspie in tutto il casinò. Non hanno abbastanza agenti per un'operazione. Vogliono che ce ne occupiamo noi se siamo disposti a rischiare. Non c'è tempo. Digli che accettiamo. Finora tutto ok. Traffico radio ok. Teresa ha già parlato con l'NSA. Hanno scoperto dove si trova Hargrove. No. La tua amica merita un premio. È riuscita a sparire nel nulla.
Non è una mia amica. E non preoccuparti, la troveranno. Lian gelosa?